La Puglia, con le sue politiche sulla formazione, ha consolidato negli anni un percorso virtuoso che vede la regione in prima fila nel sostenere i giovani, soprattutto in prospettiva di un mondo lavorativo che richiede competenze sempre più specifiche. È proprio questa l'ottica in cui si inseriscono iniziative come quella dei voucher. La Regione Puglia negli anni ha sostenuto attivamente i giovani neolaureati. Tra le misure importanti erogate negli ultimi 20 anni abbiamo avuto i voucher post laurea, che hanno permesso la frequenza di master di alta formazione a giovani neolaureati, master finanziabili fino al 100%. Attraverso questi master finanziati dalla Regione Puglia, i giovani neolaureati hanno avuto e avranno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro acquistando competenze sia in ambito professionale e sia in ambito anche esperienziale. Un bagaglio indispensabile per completare un profilo di competenze spendibile in un mercato del lavoro esigente e competitivo. Ma quali sono oggi i corsi che offrono più opportunità? Il mercato del lavoro da svariati anni richiede delle figure che abbiano delle competenze in uscita, alla conclusione della didattica, figure che abbiano delle qualifiche, e ad oggi settori emergenti che richiedono competenze non soltanto di base ma competenze specifiche sono sicuramente l'ambito agroalimentare e il sistema di gestione aziendale correlato ai sistemi di gestione integrati, ambito qualità, ambiente, sicurezza ed energia. Proprio al fine di andare incontro alle esigenze del mercato del lavoro e alle richieste del contesto aziendale, XAD eroga da moltissimi anni due master che fanno parte della nostra storia, fanno parte della storia di XAD. Il master nei sistemi di gestione, qualità ambiente, sicurezza ed energia, il quale è giunto alla 40ª edizione, ed il master nell'ambito delle certificazioni del settore agroalimentare. Anche questo è uno dei nostri master storici e siamo giunti alla 37ª edizione. Uno dei punti di forza dei master XAD sono le qualifiche rilasciate dal CEPAS, qualifiche rilasciate dall'organismo Accredia, richieste in ambito lavorativo. Un ambito da progettare sulla base di solidi step formativi. Proprio per questo è fondamentale rivolgersi a un ente che risponda nelle caratteristiche ai criteri di garanzia ed efficienza. I punti di forza di un ente che eroga master di alta formazione, a mio avviso, sono 4. Uno, l'accreditamento all'alta formazione. Due, l'elevato placement in 3. La rete di aziende nazionali e multinazionali. E 4, la faculty di docenti senior provenienti dal mondo aziendale. Aspetti cruciali che trasformano un master in un'esperienza a diretto contatto col mondo produttivo, un mondo in cui i giovani, grazie a realtà come XAD, vengono introdotti attraverso fasi di affiancamento ben definite. L'orientamento è essenziale nella vita formativa del nostro utente, che chiamiamo risorsa, perché lo aiuta a capire qual è il processo, la strada e l'obiettivo che deve raggiungere. All'interno del nostro ente noi abbiamo vari step, quindi l'orientamento non si basa solamente sulla fase iniziale, ma si basa su tutta la fase di formazione, di aula e di stage, perché il ragazzo arriva da noi magari con le idee poco chiare, di conseguenza siamo noi a orientare il ragazzo verso il percorso migliore. Successivamente viene seguito durante tutto il processo di formazione, il ragazzo non viene lasciato nemmeno nel momento in cui poi noi riusciamo a trovare lo stage, sia perché lo accompagniamo nella scelta dello stage in base a quelli che sono gli obiettivi, le preferenze, e sia perché successivamente capiamo attraverso un feedback se è appagato di quello che è stato lo stage oppure aveva bisogno di feedback diversi o sensazioni diverse all'interno dell'azienda, e per capire se poi dopo la fase di stage c'è stata una continuità attraverso un apprendistato o un contratto di lavoro. Sostegno alla formazione, studio, competenze che aggiungono al profilo lavorativo elementi di specifica eccellenza. Sono questi gli orizzonti che animano realtà come XAD, punti di riferimento in un territorio che lavora quotidianamente per sostenere i giovani e il loro futuro.